comunque insomma, e raccolta firme boom in un'ora e mezza praticamente, sì. Raccolte le 1000 firme necessarie per passare il referendum. Sì, per avere un margine di garanzia servivano solo 500, ma è giusto, meglio abbondare quam deficere, no? Si diceva. Quindi siamo soddisfatti, diamo inizio praticamente alla campagna referendaria con la consegna oggi al protocollo per valutare il requisito che poniamo alla base del referendum, e confidiamo che questa sia una festa della democrazia. In tal senso c'è stata una grande affluenza che ci fa ben sperare, i cittadini vogliono partecipare, hanno risposto nonostante la giornata uggiosa e piovisinosa, e confidiamo, a differenza del sindaco che ha messo in discussione l'intelligenza delle persone, che non bisogna aver paura quando la gente si esprime liberamente, no, quindi sia quelli che sono favorevoli al progetto sia quelli che sono contrari, e in questo senso opereremo per dare il maggior spazio possibile al confronto, a un'informazione corretta e a una partecipazione riservata a tutta la città, non solo a chi è interessato nelle zone via, perché crediamo che su questi progetti ci deve essere la massima partecipazione. Più o meno le tempistiche, quando inizierà la raccolta delle firme, allora, delle 15.000, e quando eventualmente il referendum? Allora, l'amministrazione comunale ha un mese di tempo, e dopodiché, nel momento in cui si pronuncerà l'apposita commissione che è chiamata a valutare l'ammissibilità, abbiamo 3 mesi di tempo per raccogliere le firme. Noi speriamo di stare dentro nei termini, no? Molto con termini più di temporali molto più ristretti. Quindi ci daremo da fare subito, stiamo lavorando per organizzare meglio, perché se ci sarà questa partecipazione, sabato abbiamo avuto un assaggio e abbiamo visto anche i limiti di questa prima organizzazione, quindi abbiamo il tempo per lavorarci sopra. È possibile che ci sia l'accorpamento tra il vostro referendum e quello sulla giustizia, oppure i tempi sono troppo stretti? Questo non sono in grado io di dirlo, non ho la più pallida idea, lasciamo a chi deve decidere di valutare l'opportunità.